Kim Kardashian come Cleopatra, il Makeup Pocky è magnetico. Se c'è una cosa che a Kim Kardashian piace tantissimo, è giocare con il Makeup, e l'ultimo effetto è davvero da Cleopatra. Il Makeup è una componente fondamentale della vita di Kim Kardashian che, come tutti sanno, non potrebbe mai uscire senza. La regina dei reality adora provare sempre prodotti nuovi e innovativi e, per ottenere l'effetto desiderato, ha deciso di creare lei stessa una collezione di trucchi per tutte le donne. La sua linea per un super contour è andata esaurita in pochissimi minuti, il suo smoke eye è quello più imitato, ancora qualche dubbio su chi sia la reginetta del makeup. Kim Kardashian ha deciso di provare su di sé dei nuovi prodotti evidentemente di giocare con matite e chiaroscuri, il risultato, come è ben visibile dalla foto che ha pubblicato su Instagram, è quello di una moderna Cleopatra dallo sguardo magnetico e sensuale. Terzo figlio in arrivo? Il mistero. Negli ultimi giorni, Kim Kardashian è stata al centro dell'attenzione mediatica per diversi motivi, il primo è quello del terzo figlio, che per lei e Kanye West dovrebbe arrivare secondo alcuni rumors che sembrano essere fondati a gennaio. In precedenza Kim non aveva dato peso a quanto scritto sui giornali ma, dopo queste ultime battute, ha deciso di intervenire, chiedendo che la sua privacy fosse rispettata. Ho decisamente visto molte cose, ma non confermerò nulla, ha dichiarato piccata la regina dei reality. Quando ci sentiremo pronti a parlare di quest'argomento lo faremo, perché credo sia davvero invasivo quando le persone e quando così tanti dettagli escono fuori e io non ne sono nemmeno a conoscenza, non ne ho nemmeno sentito parlare. Comunque, chi se ne importa? Non abbiamo confermato nulla e questo è tutto. Vi faremo sapere tutto quando saremo pronti. Il battibecco con Sarah Osbourne. Un altro motivo per il quale Kim Kardashian è stata al centro dell'attenzione, è stato il photoshoot nuda realizzato per il book fotografico di Myrta Loss e Marcus Pigott. C'è chi ha accolto questa sua iniziativa con favore, mentre c'è chi l'ha criticata duramente usando parole molto forti. C'è stata una grossa polemica sulle frasi usate in particolare da Sarah Osbourne, che l'avrebbe definita in un'intervista una PA che voleva celarsi dietro la bandiera del femminismo. Recentemente la donna è tornata sulle sue dichiarazioni, dicendo che era stata fraintesa e che non intendeva assolutamente offendere Kim Kardashian. La giornalista ha chiesto la mia opinione e io l'ho data. Non sono stata maleducata. Ha posato nuda, ed è davvero molto sexy nei suoi vestiti di tutti i giorni. Qualunque cosa faccia, lei sta mostrando il proprio corpo, il che dimostra che è una donna forte che non si vergogna del suo fisico. E questo è grandioso, ma le persone lo fanno dal primo giorno sulla Terra. Questo non fa di te una femminista, fa di te una persona forte e sicura di sé che vuole mostrare il suo corpo. Ma non fa di te una femminista. Sono stata fraintesa quando è uscita quella parola, e dopo anche Kim è tornata sui suoi passi e ha detto di non aver mai dichiarato di essere femminista.